Thank you.
Ora risolviamo, ragazzi. Adesso effettivamente si sente anche la mia voce che non si sentiva prima. si sente tutto, sì. Ok, possiamo rifare l'intro. Allora, è importante sapere che poco fa mi è arrivato un messaggio che dice che verso le 23 ci sarà pioggia a piscina. E detto questo, dice che non sente Sifo. Sifo. Effettivamente non ti sento nella live. Adesso dovresti sentirmi. Sì, Spero. adesso funziona. Alzati un Ok. pochettino. Aspetta. È già al massimo il microfono. Il problema è quello, posso Ok, avvicinarlo un po' solo. devi limonare col microfono, vedi, devi prendere uno come il mio, ti avvicini così, lo tocchi, Prego, allora, eccetera, dai eccetera. pure un'occhiata in giro. Ho una domanda esistenziale, prendiamo il progetto per le munizioni del fucile Ah beh, sì, o no? direi Sono proprio di sì. 3.000 lei però, eh. Che non è poco. Secondo me il fucile a pompa ti cambia Sei abbastanza la cazzimotto vita, per no? questo. Ma potermi fare le Grazie munizioni per per il tuo quello? supporto. Serve fluido chimico per farlo. Mi piace il fluido chimico. Vabbè, era detto capovaccaio, ha detto ammazza due corvi e ci sei, in effetti. Ok. Qua c'era il puzzle delle gemme, o che cavolo era da Delle inserire. maschere che dovremmo andare a Ah, le cercare. maschere, giusto? Sì. Bellissimo Giusto. comunque il castello. Veramente bello. Poi non so, stasera mi sembra si veda meglio la live. Forse ieri ero più stanco. Stanno i miei occhi. Potrei fare il vandalo e rompere i vasi. E trovare lei, vedi? Credo che la signora di casa non sia contenta, ma io ho bisogno di soldi. No. No, quello non si rompe. Nah, Questo si rompe. piacerebbe. Sì, ma non c'è niente. Niente. Siamo dei cazzo di vandali. Bella Gustoso. questa tazzina. Vero? Ah, buono. Buonissimo. È mirtillo, ragazzi, non è Perché sangue, sappiate. sono indistruttibili. Sono quelle che usa la signora, sennò con quella forza le spaccherebbe tutte nelle mani. Quello è un orologio al contrario. No, Dove? forse vedo male. Ma sulla destra ho visto No, un non è al orologio girato al contrario. contrario. È giustissimo. Ok. No, non tirare fuori la mina, non ce la faccio. Ogni volta che Sì. tira fuori la mina impazzisco. È chiuso dall'altro lato, bene. Ora dovremmo salire. Come tutti i buoni O giochi. forse andare. No, qua è chiuso. No. L'hai sbloccata. Ok. Esatto, siamo nel corridoio iniziale. Ah, eccole qua di nuovo. C'è anche Bella. Eh sì, bella Cassandra Daniela. molto curioso comunque. No, ne troviamo di soldi in giro? L'importante è spaccare i vasi, cazzo. Sì, ma sta mania di nascondere i soldi nei vasi, ok, poi tu giri sempre intorno, in tondo. C'è niente da fare. Bello è però sto legno, mamma mia. Sì. Vorrei che fosse così a scala esterna di casa mia, invece è un legno di merda. Non si può salvare proprio. Stanza del vino, minchia, entriamoci, subito. Vino! Scusa, è partito il trigger subito.
fluido chimico. Possiamo farci le munizioni per il fucile. E là, buonasera, Bir. Eh sì, pro è Buonasera. proprio così. Tecnica Non di pulizia sembra evidenza. vero, ma siamo noi. Nonostante i mezzi di fortuna, le nostre connessioni schifose, qua ci sono Geom e Sifu al vostro servizio per portare i giochi quasi al day one. Quasi. Perché Quasi. Quasi al appunto day queste one, connessioni non quasi ce le fatti fanno bene. scaricare al day one. Dettagli, dettagli. Però Nonostante dai, pesi anche poco, non però. gira sull'integrata almeno quello. Ci proviamo, ecco. Alcina Il Dimitrescu. suo vino migliore è il Sanguis Virginis, sangue della Vergine che conserva in una speciale bottiglia decorata con intralci e motivi florali d'argento. Ah, è un po' come faccio io d'altronde, quindi ci sta. Niente, niente di Qualcuno sbagliato. direbbe come a Panama. Esatto, sì. Un buon Panama del 2014, dannato. No, che ci devo mettere qua? La bottiglia di vino che dovrò andare a cercare, è ovvio. Come giusto che sia. Qua c'è un botto di vino che oltretutto non possiamo bere. Regina Rosa. Però secondo me puoi versartelo sulla mano. In genere funziona così in Sì, sto lo gioco. beve tutto dalla mano. Che tra l'altro è ancora messa bene, mi dicono. Con quella benda magnifica che ha trovato Questa nel è nulla. chiusa. Chi è che non gira con una benda in tasca, scusa? Un vaso da rompere, polvere da sparo, perfetto. Dobbiamo ancora avere il feedback sul fatto se incazzano o no quando gli rompiamo le cose. Boh, questo si possono rompere. Lo scopriremo. Pensa che se rompi ogni roba che rompi, spawna un nemico in più. Penso che saremmo fottuti. Oh, guarda, una delle maschere. Esatto. Le solite itanate R7, Resident Evil 7. Esatto. Si vede che ci hai giocato e sai. Ma scusa, c'era scritto F però, eh? F, Ora non era proviamo. per pagare i rispetti, Sì, eh? un occhio è incompleto, quindi l'anello con occhio rosso. Ci Però può magari lo stare. devo esaminare e staccare l'occhio. Tutto può essere. Tutto calcolato. Siamo sicuri che Sifo non stia imbrogliando? Non lo so. No, no, giuro. Oh, buongiorno. Quando non butti il sacchetto dell'umido succedono quelle cose. Ma mi fa spawnare insetti dalla mano? Sì. È da tanto che Sì. non sento. Quindi ragazzi, mi No, non raccomando, mi devi quando avete il svincolare, mi sacchetto devi lasciare dell'umido, stare. andate sempre a buttarlo e fate la raccolta differenziata, mi raccomando. Non mi devi lasciare Sennò stare. Bella vi insegue. Dio mio, wow. Un calo di frame vicino a quegli insetti che è imbarazzante. Sì, ma gira sull'integrata. Lasciami Questo stare. l'ho visto forse in un trailer, questa parte qua. Sì? Beh, Sì. direi che almeno così non ci prende più. Ci saremmo persi Sì, non perché so non. quanti oggetti, quante cose. Ci sarà stato preso il. Ci sarà stato il Gesù delle armi e l'abbiamo perso, vabbè. Spero che ci sia il free roam, Sì, poi. No, non ci assolutamente. sarà. Puoi Non girare dove ci sarà cazzo ti mai più. pare, in teoria. Nel senso, puoi Sì. tornare lì, sì, ci dobbiamo tornare. Speriamo. Ma sì, secondo me le dipendenti del castello sono tutte donne. Dove devo mettere la firma? La signora del castello e Sofia hanno promesso solennemente di non mordere. Perfetto. Oh. Stiamo parlando del Ok. 1958. Merda. Iniziate a lavorare al castello, mi sento un po' spaventata. Adela, un'altra domestica, ha fatto un errore. È la signorina Daniela. L'ha assalita tagliandole il viso con un coltello. È giusto Ah, così. bene. Però non ha morso. Alla Però non ha fine non ha morso. morso. Di notte sento l'eco dei lamenti, come se i corridoi fossero infestati da fantasmi. Voglio tornare a casa. Ma sei in un posto fantastico. Non so cosa fare. A cena le signorine si lamentano del caldo soffocante, quindi ho aperto la finestra. Solo uno spiraglio. Chiudila, chiudila subito, hanno urlato in coro.
Un terrore che mi rinchiudono per sempre in cantina. Non so cosa fare, non so cosa fare. In Cantina, cantina la cantina. ci fosse Marco. C'è della musica. A noi non piace la musica. Buongiorno, Buongiorno, madame. Sto già strisciando per lei. siamo sicuri che sia una buona idea? Si è portata via il vino. E a noi serve quel vino. Ottimo. Esatto. Cosa diavolo? Peccato che non si possono aprire tipo le Sto casse, cercando di eccetera. aprire la dashboard della stream sul telefono e come un anziano pigio l'indice, ma le cose non succedono. Ah, si è proprio chiusa dall'altro lato, va bene. Ma secondo te poi dovremmo usare la modalità foto con la tipa? Quando è che non la useremo? È la vera domanda. Beh, a questa stanza mi piace un sacco. Ma che bello. Oh, Beer dice: vai, Ted Mosby, sono tutte tue le donne del castello. C'è la presentazione della guerra e quindi va bene. Ah, allora. Trust in light. Credi nella luce. Cioè, la Finalmente verità è nella arrivato luce. felice. La verità è in capo vaccaio, nella luce di capo vaccaio. Dobbiamo davvero fare questa cosa del tipo tirarlo finché non si accendono, vero? Sì. Ma sono sicuramente d'accordo. Tipo prenderlo con le mani invece di accoltellarlo. Io capisco che è un Resident Evil, però. Esatto. Si vede tutto La con luce questo. del viaggiatore. Eh sì. Ok. Ah, una torcia. Da dove cazzo l'ha tirata fuori? Nella prossima season di Questo Destiny mettono è un Resident Evil. cesso. Sì, però non ha centrato bene il buco, Più devo o dire. meno. Molto più o meno. Adesso siamo qua così, sul cesso. Carino, bel completo. Sì, questo te lo regalo poi per il compleanno, sì. Ah, grazie, intanto ne ho già uno. Ha ricoperto di sangue rappresa, mi sembra giusto. Ah, queste qua l'ho viste dal vivo io. Queste sedie qua. Sì? Nel Sì. castello della signora Dimitrescu. Ah, aiutami, fratello. Brother. Helping bro, help me. Panama reference, eh sì, Sì. probabilmente è quello che com'era Panama qua Hanno dentro. mangiato piuttosto pesante, devo dire. Porca troia. Lì Madonna mia. fa un bel budino di merda, direi. C'è anche del panda muffito. Buono. Panama Muffito è uno dei miei preferiti. Questa sedia io comunque la proverei, ma mi sa che non me la fa provare. Ah, se la vera sedia da gaming è quella. Ti metti lì, vai a fare le prove di Osiride seduto lì, vai da Dio. Candidati, Irina, Miaela, Lois, Ingrid, scartate. Dandora, Gretta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana e Gabriella. Ma invece Bella, Bella Va l'hanno presa subito. bene. Bella lei, non scherza. Ah, ci sono tutte le conserve che ho fatto la scorsa estate. Sì, anche queste qua. Ok. E quella lì, che sono molto particolari. Quello è proprio un pomodoro intero, Sì. vedi? Dico, sono i costoluto quelli lì, belli grossi. Comunque direi che ci sono un po' di cosine che non quadrano. A parte gli strumenti da sala operatoria Esatto, no, ma erano i antisettici. pappagalli La quelli. siringa. Ok, un po' moderna come siringa, però. Dettagli.
Beh, non Ah, questi qua secondo me erano sappiamo. quelli che stavano cagando nei cessi. Sì, li stavano facendo sbrodolare. Niente, la dashboard non si vuole aprire, adesso chiudo tutto. Lancio il telefono fuori dalla finestra e siamo a posto. È la prima run? Sì, è Minchia, la sì, prima la prima. run. Virina, appetito robusto. Mi è l'appetito robusto, il solito robusto, instabile, a tratti eccessivamente vigile. Oh no, le persone vigili non le vogliamo. Ah, no, ACAB. Ah no, non era la referenza giusta. Allora. Puttana. Sento dei rumori non gradevoli. Però c'è una bella cassa. No, non tirare fuori la mina così mi impazzisco, Eccola, eccola. impazzisco. Prendiamo la mina e non facciamoci niente. Però c'è qualcuno qua vicino. Sento odore di cheater. Scarti di metallo. Felice, Felice dice di far piano, effettivamente, che c'era la signora che Far dorme. piano, se vuoi tira un colpo di pompa adesso. No. Io bro. Buonasera. Hanno delle spade. Come puoi parare delle spade? Questi sono dei cheater che fanno il sword picking come su Destiny. Però l'ho usata, almeno quella. Sì, per Ho imparato a carità. parare. E para meglio di uno scudo d'acciaio questo braccio, Porca troia. Ma fai conto c'hai una mano senza due dita, senza gestita senza problemi. Bella raga, addio. Succate tu. No, Esatto. niente. Ho già È vero, 76 sì. colpi di pistola comunque. Porca miseria, dove cazzo li tieni? C'hai la bandoliera come i messicani. Guarda che droppano un po' di oggetti. Sì, e poi svaniscono per non appesantire il Sì, gioco. Ma in esatto. realtà è loro, È ragazzi, è loro. loro. Comunque sì, la loro mira era abbastanza imbarazzante, come ci fa notare il signor Ma stiamo Capoaccaio. giocando normale, non stiamo giocando a facile. Sì. Ma ce ne sono altri da quel che sento e noi li ammazzeremo tutti perché abbiamo bisogno di soldi e Esatto. risorse. Noi abbiamo bisogno di denaro da dare al signore body positive, si dice adesso. Che ci vende le cose. Una bomba artigianale. Là? Tirato una bella stecca di lag. Sì. Ma che cazzo fa? Ma è anche finito un po' dentro la texture, ma non è un problema. Non è un problema, guarda. Bravo, dagli di coltello, fagli vedere che tu usi il melee. Eh sì. Eh sì, è così che si gioca adesso. Adesso abbiamo imparato a parare e è finito il Le... gioco. Felice le conosce tutte per nome le inservienti. Dice questa era Gabriella. Ecco. Io non so se passare là in quel buco o andare di qua e vedere chi c'è. Guarda, nel dubbio andare nel buco è una bella cosa. Guarda quanti. Questi adesso voglio vedere come si chiamano, se Felice li conosce Per tutti. presente, perriti, si ubriti, casual. No, ma scusa, con un colpo di pompa non muoio, vabbè. Cranio cristallizzato. Boh, buono, è il mio alla fine di questa run. Hai finito di cagarmi il cazzo? Ecco, con la... ecco, questa era Ingrid. Sì. Quanti ce ne stanno ancora a cagare il cazzo? Dai, oh. Non ho capito se l'ho ferriato o no. Ho visto del sangue, non so se era il tuo o quello di qualcun altro. Ah, non capisco. Ah, non l'hai visto bene in faccia. Ho preso un achievement Sì. di stealth.
Distanziamento. Distanziamento non sociale. Letto bene. Senza mascherina così, mica calci in faccia, raga. E ti alitano in faccia. Giusto. Poi non c'era il distanziamento, insomma, non c'era. Non si erano igienizzati. No, nei buchi non si può entrare, però ci sono degli oggetti. Quello di prima. Vabbè, meglio così. Eh sì, cristalli di Zoe di Resident Evil 7. Cari amici, se non avete giocato a Resident Evil 7, giocateci perché va bene, può essere giocato anche standalone l'8, però insomma, siccome è quasi il sequel della storia. Guarda, piuttosto li portiamo tutti quanti a partire dall'1, frega niente. Oh, ormai se i nostri follower ci supportano, noi andiamo avanti a diritto. Guarda, hanno camminato talmente tanto queste scale, sempre allo stesso punto, che sono tipo, guarda, è tipo il sentiero di montagna, no? Che sì, le scale battute. Fai così. No. Ho paura di essere impresso qualcosa sotto, però, tipo dietro i barili, cose così, perché sono... Boh. Non sto esplorando molto, ho detto sinceramente. Qua c'è sto buco, ma loro non patiscono la luce. No, sembrerebbe di no. Allora l'ho presa. Giusto. Sì, andiamo su, andiamo avanti. La vita come siamo messi, arancioni, ok. Se no vai tranquillo che ti puoi versare un po' sulla mano che... Quanto ne ho? Io ne ho 3 di fluidi. Buoni fluidi. Non ho chiave per questa porta, ovviamente. Però puoi sempre usare la foto di famiglia. Qua credo vadano a dormire. No, lì c'è il Doom Slayer lì dentro. Ah, minchia, c'hai ragione. No, in via... In VR deve essere veramente che mostruoso. Io... Qua? Se solo Cassandra ti avesse ucciso subito, lasciami stare. Io non voglio Cassandra. Io vorrei portassero Resident Evil 7 in VR su PC perché ho l'Oculus e sarebbe una figata pazzesca. Non portano il 4. Però non lo faranno mai. Ma no, lo mettono sul Quest il 4, neanche sul Rift. Vabbè, se sul Quest si può portare. No. Pensavo un limone, ero molto contento di questa cosa. Beh, un pochino l'ha fatto secondo me. Ah, bravo. Ecco. C'è una bella foto. Guarda le mosche. Guarda quanto cazzo è resa male, però. Sfocatura, no. Ah, ok, posso. Punto di messa a fuoco, intensità sfocatura, mica l'ha fatta bene. Ah, una delle... Delle foto mod migliori dei videogiochi è quella di Nioh 2, veramente devastante. Guarda, c'ha pure i filtri. Assurdo, siamo su Instagram. Ah, no, le figlie sono tanta roba, ragazzi. Cioè, sì, ma vorrei... E Dimitrescu è un'esperienza, le figlie sono una sicurezza. Guarda che c'hanno falcetto pure. No. Okay. Niente male. Reato di Resident Evil 8 lo chiameremo. Guarda, c'è pure la cornice. Mi sembra scassare sta mosca. Con la figlia. No, però la mosca mi sta distruggendo, ragazzi. Non ce la faccio. È troppo bella. Vabbè, così no. Con la figlia. Aspetta che zoomiamo ancora un po' su di lei e... Guarda che sguardo attento che ha. Perfetto. La visibilità dei nemici vuoi mettere sì o no? Guarda, puoi farla scomparire. Visibilità animali però non... Cioè, le mosche rimangono. Ok. Perfetto. C'è una sola domanda. Tasto per far partire la foto. Quale sarà mai? Chi lo sa? Dio mio, se le passi vicino ti calano i frame in una maniera imbarazzante. Giusto. No, io mi sono fermato un attimino per clippare la cosa della mosca perché non dimenticare. Sono contento che l'ho clippato perché almeno così sono sicuro di aver fatto almeno una foto di sto gioco. Allora non è sprecare se il proiettile fa male.
Però... però il freddo le fa qualcosa, sai? Interessante. Ma anche la mina, probabilmente. Non sento alcun dolore. Non fa male. Come osi non fa male. Tanto scontato. Aia. È missato di brutto comunque. Mi stava tagliato un po' di cose. Il mio corpo si distrugge. Dio mio. Non così. Ti taglierò la e la riempirò di non così. Bellissimo, è la cosa, la dichiarazione d'amore più bella che abbia mai sentito. Ti taglierò la gola e la riempirò di verme. No, non te ne andrà. Busto cristallizzato. Sono tutti quanti cristallizzo, comunque, vero? Anche lei. Guarda caso. Così già morta, così easy, boss fight, easy peasy. Sì. Direi che comunque... allora... i DLC del 7 quindi andavano giocati effettivamente. Direi proprio di sì. Perché sembra allora... che a quanto pare le Lady sono state infettate da quei cristalli. E io direi come che non siano state uccise comunque dalla luce, non siano state rese tangibili dalla luce, ma a quanto pare tipo dal freddo, dall'aria. Che è un po' un controsenso perché insomma o c'hanno riscaldamento pavimento o un castello in genere non è molto caldo. Però... ma infatti questa sembra una zona bella fresca, guarda quanti tagli di carne. Credo sia carne umana. Esatto, beer. Questa... sì, è buona. Sono ratti. Dei cani. No, sono cani. Oh no. No, cosa sono? Sì, sono cani però estremamente piccoli. Esatto. Cioè, sembra un cane ristretto. Eccolo qua, il vino, eccolo qua. Buono. Oh sì. Stava facendo il vin brûlé. Ma però non possono farmi sicione così. Ma perché penso... cioè, abbiamo capito che sangue è da... comunque, boh, non lo so. Ma se Artura faceva scassare... sono sempre più confuso. C'è il grimardello. Lemmy, freno di bocca. Che cazzo ci fa un... vabbè, meglio non saperlo. Olè. No, ma hai ragione, Felice. Da noia anche a me. Cosa? Il suono di quando prendi gli oggetti, cioè sembra che tipo qualcuno ti stia attaccando. L'unico problema però è il fatto che il grimardello non ce l'abbiamo. Come non ce l'hai? Lo vedo in inventario. No, è qua. È qua sul mobile. The fuck? Era sul mobile, te giuro. Ma scusa, ma quello lì... è una bomba. Ah, è la bomba artigianale quella. Angelo di sembra legno. Il grimardello. Grazie per tutto, Sif. Grazie per tutto, Sif, davvero. Ah, queste stanze comunque sono bellissime. Cioè, sì. Mi sento come nella villa, guarda. Polvere da sparo. La cosa bella, davvero bella, è che gli oggetti chiave non fanno parte del tuo inventario, ma sono messi a parte. Quella è una cosa buona perché non ti occupa spazio. È arrivata una notifica. Eh sì, un ringraziamento per tutto, Sifo. Capisci che... non so chi sia Iagro, ma grazie. Grazie davvero. Ok. Grazie per tutto Iagro, quindi adesso è diventato così. No, sempre per Sif, sempre per Sif. Ok. Guarda qua dove siamo tornati. L'hai sbloccata, già. E adesso dobbiamo andare di qua. E buonanotte, di qua, scusa.
Ora, il castello è grande, per carità, però come fa la signora a non sentire niente? Ma ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Era di qua la sala dei vini, no? Sì? No. No, qua c'era però dove cadevi giù. Sì. Qua non c'erano i cassetti da aprire. Oh! Tutti vestiti uguali comunque. Sì. Vabbè, giusto, è l'armadio di Batman. Un solo tipo di outfit. Gli specchi. A noi piace così. No, ovviamente. No. Però dai, adesso siamo andati a esplorare anche il guardaroba. La sala del vino. Che è successo? Oh, buonasera Filippo, buonasera, grazie. Grazie per i beat, grazie. Eccola qua, il vino. Cosa ci racconti, Filippo? Cosa ti fa passare da queste parti? Sei qua per la signora o per le sue figlie? Beh, di figlie ne sono rimaste due, purtroppo, però. Dettagli, dettagli. Non spoilerare che Filippo non ha visto niente. Tra l'altro, okay. Chi ha visto la mia webcam mi sono, tipo, spaccato il collo mentre provavo a stirarmi, ma ok. Tra l'altro la mia icona è lievemente disassata dalla tua, e questo crea un terribile dolore oculare per quelle persone a cui come si chiama quella malattia della disturbo ossessivo compulsivo. No, proprio c'è una roba, ecco, vedi Filippo mi fa subito sedere bene, però non vale, perché tu c'hai la cam che si inquadra solo la faccia, non lo sanno chi è seduto bene, chi è seduto male. Ma io sono seduto bene, anzi adesso mi siederò anche meglio. Sì, però è l'OCD, però ce n'è uno particolare per chi odia le cose disallineate, quelle cose lì, insomma, le simmetrie. Chiave. Non sono oggetti chiave? No, sono oggetti da vendere. Ah, li vendi? Sì, e varranno un botto di soldi. Vabbè, abbiamo trovato la chiave, giusto? Chiave del cortile. Nella sala da pranzo che si affaccia sul cortile. Sì, comunque è il disturbo ossessivo compulsivo in generale, però forse sono io che sono talmente ossessivo compulsivo che penso che ci sia ancora un altro nome. Restate sintonizzati per sapere se mi cureranno o meno. Era al Cina, non Daniele. Filippo, c'è Filippo, sì, felice, mi dispiace, ma... Non lo so, Ah. Stai già perdendo di credibilità. Ciao tesoro. Oh. No, mi stai prendendo la parte sbagliata. No, non è un'altra. Però sono... che palle, c'è tutti sempre lo stesso potere sete. Delle mosche. Non dirmelo così, però. Ma se io entro qua e vengo, cioè ti posso ammazzare? Non è così secca. Domanda. No, qua non ci vieni, qua non ci vieni. Questo è l'inizio della demo. Molte grazie. Okay, grazie, Felice. Grazie mille. Allora, questa è la cucina. La sala da pranzo, E su questo piano? Sì. A sinistra, esatto. Questo è tipo un piano seminterrato. Eccola qua. No, ma come? Devi usare la foto di famiglia. Mi sto ancora chiedendo cosa serva. Adesso è un problema. Esatto. Servirà a ricordarti... Non puoi premere F, scusa, invece che romperlo. Ti dà così fastidio? Non lo so, voglio capire cosa fa. Se premo F tira fuori il coltello e la spacca. Ah. Bello sto gazebo. Sì, bello, ferro battuto, quei, giusto quei 30.000 euro. Oh no.
castello così, comunque 2 lire le hanno spese. Ma sì. Guarda, adesso premo F. L'importante. Ho premuto F, te lo giuro su quello che ti pare. Farò finta di volermi fidare. Guarda che me la perdo sempre. Io sono sempre più basito dal fatto che non senta che apri le porte, sei in No, giro. il Boh. portone qua però penso sia rimovibile, per questo sono andato qua. Però cioè, se deve farmi una cazzina ogni volta che apre una porta, ci mettiamo 20 anni. Che te do di scenografico. Guarda. Sto guardando attentamente. Ok. Adesso ti fidi di più? Dico che ti piglia per il culo. Effettivamente non ha tutti i torti, eh. Cioè. Però forse non si è accorto che Credo si sia l'abbiamo. incazzata. Ah, ora se n'è accorto, ecco. Mi sa che si è accorta che ho ucciso suo figlio. Mappa del castello. Comunque se. Ah, beh, una Perché bella V? planimetria. V per la mappa, M per la mappa, perché? Perché? Sala dell'abluzione. Stanze private di Alcina, terrazza. Questa aperta. Qua cosa c'è? Venivano da lì le voci, però. Bella la pendola. Guarda bene l'oro che magari ci serve. Come adesso si sta incazzando perché gli ho rotto le vetrinette. Fastidiosissimi cassetti vuoti, comunque è una roba. Ogni tanto mi tira delle. Tipo adesso, sì, avrà Farina? caricato. Facciamo un bagno? Io prendere. What the fuck? Ho fatto un bagno. C'è anche la sedia qua, cos'è un cesso? Anche questo, non si capisce. Le donne conversano deliziate, la signora Cavallo sono corteggiate, dei lupi disperati vogliono farsi notare così che il vino possa sgorgare. Ora Allora. cominciano i Mr. X vibes, in effetti. Allora, capi. Allora, le donne conversano deliziate. Dov'è il signor Cavallo però? Ah, eccolo là dall'altra parte. Del signor al cavallo sono Sono corteggiate. corteggiate. Dei lupi disperati vogliono farsi notare. Devi girare l'oro verso il cavallo, forse. Puoi ruotare solo in 2 posizioni, comunque. Sì, non penso che sia una roba così complessa. No, bisogna soltanto capire Nonostante. l'orientamento come viene inteso. Dove. Appunto, il cavallo verso le donne, secondo me l'oro verso il cavallo. E da lupi disperati vogliono farsi notare. Quindi No, da loro. lui i Ah, disperati ah vogliono no! farsi notare. Scusa, ho detto male io. Da lui disperati. Allora, disperati verso di lui. Esatto, quello che ti dicevo. Lui. Loro guardano. Lui deve guardare verso le tipe. Eccolo qua. E le tipe si Ah, guardano. sì. Ok, perfetto.
Grazie per tutto, Geo. Sì, i vibes sono quelli lì comunque, cioè... Però nonostante tutto questa vena fantasy rimane molto strana, cioè... Molto strana, ma stiamo già scoprendo le cose riguardo ai cristalli, quindi... Esatto. La capra! Ce n'è di sangue qua, eh? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sì, non vuoi dirlo forte, bro. Neck. Vedete questo messaggio? È un trabocchetto anche quello, un enigma. Quale messaggio? È caduto nel sangue, ma... Attenzione che si taglia con un grissino come il ton. Guarda Sifo che ha imparato a parare. Madonna. Vino! Stavolta non me la prende sempre. Ah, versa un po' di roba sulla mano. 500 lei, perfetto. Non è molto, ma è un lavoro onesto. Voglio capire se lo posso spingere quando cazzo mi paro oppure no. Non lo so. Credo di no. Azione pistola, tieni premuto F per sbarrarmi la strada, no, non ce n'è bisogno. Se aumenta difficoltà più alte sì, è utile farlo, no, così no. Ci sta. Così possiamo ammazzarli anche quel lato. Cioè. È finito il vino, qua ce n'è a manetta di vino. La spada, cioè avessi quella al posto del coltello forse sarebbe veramente, cioè non si disintegrasse insieme a loro. E difficoltà normale se non erro, sì, ma a quanto pare le recensioni generali sono che il gioco non è particolarmente difficile, ecco. Sì, e per forza si sono caduti giù nel sono ubriachi di sangue, via. Cranio cristallizzato. Sarebbe curioso sapere se il drop rate è uno su uno o è randomico. Ma secondo me è randomico, cioè nel senso può dropparti un cranio o i lei. L'appeso, scarti. Qua non c'è niente. Qua c'è qualcuno. Ok. Non sapevo che c'era qualcuno. Perché mi sono fatto prendere? E tra l'altro proprio secco, cioè. Senti. Tavernello ronco. Anche su coltello, non vorrei dire, ma... Non perde mai il filo, tra l'altro. Miracle Blade, serie 3, perfetta. Ce n'è di loot, ci sono anche un botto di nemici, però. Ma il Perry sei riuscito a farlo, il Perry, secondo me. In teoria sì, solo una volta l'ho tirato via a casa. Ronco del nord, vero? Vero.
Chissà poi perché alcuni col falcetto, altri con la spada. Ah, adesso tipo... Vittoria l'ha fatto, però non mi ha preso. Ti sto premendo spazio, ma... Questo in teoria è il parry, ma poi non me lo fa. Comunque la qualità della texture della benda sulla mano è assurda. Sì, decisamente. Felice dice, la pistola di Wesker e non la usi. Albertone. La uso poco, mi piace più coltello. Coltello con Bela. No, ok, la presa forse non la posso parare. Sì, è abbastanza palese che comunque tutti i nemici in questo castello si cibino di sangue, si nutrano di sangue, anzi. Trenta lei. Ding dong. Oh, un bel montacarichi di quelli ottocenteschi. Sì. Pianta verde. Che direi. Buona pianta verde. Di creare la soluzione medica a sto punto. No, fatti un cannone mentre ci sei. Lì sul balconcino fumato da Dio. Ok, direi che abbiamo tre fantastiche pozioni. Le pozioni. Munizioni di pistola direi che non ci servono, abbiamo tantissime. Sì, sono d'accordo, Bion. Sono d'accordo perché mi dà anche a me l'idea che sia una volontà di buttare dentro anche chi non è particolarmente fan della saga, gli interessa solo perché è un gioco famoso. È un investimento di marketing che funziona, se poi riesci a collegarlo bene anche per gli appassionati della saga di prima ci sta ancora di più. Basta non fare come Destiny che decide di togliere tipo metà del gioco che c'era prima per agevolare gli altri che arrivano come nuovi player, ma questa è un'altra storia. No, ma su Destiny i nuovi player sono solo una scusa per togliere contenuto, dato che non riescono a ottimizzare. Sì, infatti. Stasi. Nonostante sia un gioco incredibile, però. Pronto? No. Vabbè. Questo non era norma, non era assolutamente un balcone a norma. Anzi, è un ponteggio. No, lei non mi vede. Sta parlando un cannone. Tu gli oltre questa... ammazzi la figlia. Questa fa in palestra. Madre Miranda, sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Perché adesso è nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie. Quando l'avrò trovato? No, madre Miranda. Quando avrò trovato. Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. Non vi deluderò. Al diavolo la cerimonia! Oh. Quell'uomo la pagherà davvero molto, molto caro. Molto forte, mi dicono. Vabbè, 3 metri di donna. Cioè. Sì. Nel caso tu non mi abbia sentito, sono qua fuori comunque. E adesso sono qua, ma tu non ci sei. Probabilmente ci avranno i topi nel castello che rompono i vasi in genere, quindi. Buongiorno. Sono abituati a quei suoni. Sì. Cioè gli arriviamo. Sì. Sì, dove bisogna arrivare, giustamente. Oh, c'è una foto di famiglia sul tavolo, non l'hai vista? Qua. Cioè. Che cazzo è? Vai un po' col photo mode.
Bello. È natura morta o sono bambini morti? No, bambino vivo e bambino morto. Ah, forse Interessante. sono un bambino vivo e bambole. Ah, Non lo sì, so. hai ragione. Sì, hai ragione. Bambole molto rotte, però. Madre Miranda ci avevo convocati per decidere il destino del padre e la bambina. Pensare a questa famiglia mi fa rabbrividire, mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella di questi miscredenti. Soprattutto Heisenberg, quello zotico non ha un briciolo di buone maniere, andrebbe preso a schiaffi. Ok, se Madre Miranda me lo impedisse, lo avrei già ridotto Brandelli. Sì, un'ottima foto di famiglia, devo dire. Perché? Perché mi tratta come tutti gli altri? Lei mi ha dato questo castello, delle figlie obbedienti, la vita eterna. Non sei una sua preferita? Non sei uno speciale? Ho bisogno di bere. Anche noi abbiamo bisogno di bere. E tu non ti preoccupare, sei la nostra preferita. Non c'è bisogno di essere preferita di Madre Miranda. Esatto. No, aspetta, perché ho chiuso La giustamente. mina assolutamente. E dovrei prendere una chiave Il che c'è qua in rossetto. giro. Il rossetto che è un proiettile in realtà. No. Occorre chiamare la Sì, pistola. è un 762 palesemente della K. Ma sul divano c'era una chiave, mi sa. No. Dove? Ah no, niente, niente, niente. Avevo visto F, probabilmente era per pagare i rispetti Sì. della mia stronzata. Ma quindi adesso dobbiamo. No, Dovrei giusto. tornare indietro? No, è Si impossibile che può. Non non può, non salta. saltare. Sei matto. Non salta. Mi sto perdendo qualcosa di ovvio, probabilmente. Infatti. Il candelabro. La chiave di Alcina. Un bel posto per tenere la chiave comunque. Sì. E tra l'altro anche la chiave è proporzionata alla signora. Sì. Ciao tesoro. Eccoti qui. Oh. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo ne... Tu, Bello miserabile questi egoista frame. immigrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà. Guarda, possiamo sederci a parlarne, per favore? Cerca di goderti questa presa. No, Perché scusate, questo ma ti come sono fatti i salverò pavimenti e in sto ti farò posto? a pezzi! Ne possiamo parlare, per favore? Io avrei altre idee su Fa come pure quello che ti risolvere pare. e fare una tregua. Gente, non mi abbia fatto cadere nel cesso, comunque. Sì. Quelli sono resti animali? Non lo so. Non so. Polvere da sparo. Praticamente metà del castello sono stanze con cose barocche, il resto sono Sì. Comunque celle, basta. è bellissimo come questo fuoco probabilmente sia eterno da anni qua dentro così. Anche le candele. È come il motore del treno di Snowpiercer, engine eterno. L'ultima volta in cui ho tirato un interruttore come questo è finita molto molto male. Già. Comunque, se posso dire una cosa, una un popular opinion, il doppiatore di Ethan non ci sta un cazzo in italiano. Io non ho neanche presente che faccia Ethan in realtà purtroppo al momento, quindi non mi viene in mente. Comunque il doppiatore tipo di Edward in Fullmetal Alchemist. No. Sì, non si Sembra. addice secondo me a una persona dell'età di Ethan. Cioè, è palesemente un doppiatore famoso italiano, però No, io voglio non dire. mi ricordo tutti i nomi purtroppo. Mille lei, perfetto. Fluido chimico. Effettivamente, Biero c'ha ragione. Castello Cioè, medievale senza lavori di restaurazione perché i dipendenti venivano uccisi. Ovvio che i pavimenti si sfondano. In effetti, È non fa una giusto, piega. Da persona del mestiere, ti dico che effettivamente ci sta. giustissimo. Cristo! L'altra però, adesso è la Non ti destra. lascerò scappare. No, adesso mi spieghi come sopravvivi. Lo Adesso me lo avrai spieghi. meglio. Ti calmi, E per mi chiederai favore. l'aiuto.
scusa ma scusa ma quella rotazione sembrava una cosa ossessiva. No, però ma infatti il discorso che gli specchi non si vedono interessante. Sembra Shrek, guarda quanto è incazzato. Non dire Shrek, non ci provare. Guarda, ti giuro Shrek. Somebody once told me the one. È incazzatissima. No, lasciami stare. Tipo dice Miracle Blade, tagliano sei. Madonna, se... Ah, no. Fammi recuperare la mano, però, che mi serve. Non posso neanche curarmi senza pisciarmi. La regola di Resident Evil è... Ti spacchi la bottiglia addosso. No. Lasciami stare. Apriti, cazzo, apriti. No, lasciami stare. Io ne volevo parlare, tu no, che cazzo. Se il suono del battito cardiaco mi sta sfondando l'orecchio. Non mi parlare di mal di battito cardiaco. Meno male che sia pronta sole con la chiave che fluttua. Vediamo la telecinese. Sì. Ho trovato una maschera. Bene, stiamo salendo e lei rimane sotto. Come l'ha presa in mano la maschera? Vabbè, con l'altra mano moncherinica. Scappare non ti servirà a nulla. Ci va. Passato tutto. No, vabbè. No. Cosa stai facendo? Ma perché? Cosa stai facendo? Non mi dire che sei riattaccata. Cosa? Fanculo questo castello. Cosa? Scusa. Come? Cosa abbiamo? Come? Io non ho parole, ma davvero. È la Wazza, veramente, il potere magico della Wazza. Tra l'altro te la sei appena riattaccata, ci pari i colpi. Usi la forza. Ma la domanda vera è, questi sono in giro oppure spawn? L'acqua di Lourdes, non male, devo dire. Altro che acqua di Lourdes, qua, oh. Se avessi scoperto prima come parare, avremmo fatto cose molto più carine durante i lupi. Sì, è vero. Cioè, non tanto come parare, ma il fatto che ci fossero i parry, eccetera. No, dobbiamo. Quando lo finiamo, rifacciamo la prima parte e vediamo quanto resistiamo di più. Se avete sentito il suono di scorreggia, non era una scorreggia, ma era la pelle della mia sedia. Dicono tutti così. No, però se volete scorreggio, non so se è bannabile o meno. Perché non sentono l'odore, però... Ah, a 100 sub scorreggio in diretta, ragazzi. Ok. Abbiamo tolti tutti. Direi di aprire questa. Non si può, despawna insieme ancora a loro la spada. Guarda. Possiamo spawnare all'infinito? Ci farmiamo un sacco di soldi così. Ti piacerebbe. Minchia, ma sono rincoglioniti forte. Sì. Ma lui è fortissimo. Ora puoi prenderti qualcosa di interessante, un bel po' di soldi e roba da vendere. Ah! Guarda quanto...
Questo non lo sapevo. Mio. Dice: se vogliamo speculare su Ethan, di certo non è normale. Resident Evil 5, se non si ricorda male, in uno dei documenti di Wesker è presente il nome di un certo Ethan W. Ah. Quindi. Strano. Strano, interessante. Vai, 5 in coltello di pane. So, quando vuoi. Ormai lo sai, io lo conosco benissimo. Un sacco di aneddoti sul Mandingo e altre persone affini. Sono finiti. Ma sono una serie, hai droppato un botto di roba. Di qua cosa c'era? C'era la stanzina qua, no, niente di andiamo. Stanza da pranzo questa? Sì, sì, andiamo, torniamo di là, perché Felice è triggerato perché non usi la pistola. Non vuoi mettere quanto è bello combattere col coltello? Cioè, adesso abbiamo capito quanto è forte, quanto è bello parare, e si fa il gioco solo di Mirin. Capitano. No, solo di Mirin no, perché i boss col cazzo li faccio col coltello, però... L'hai sbloccata. Bellissima. Mappa del castello, Dependance. Con quella è accendata poi. Accendata. Sarà dell'opera. Non mi piace. Allora, intanto è chiusa, non ci possiamo andare. Allora, io mi sto ancora cercando di capire cosa cazzo ho visto. Attenzione, il rossetto della signora è sparito. Ovunque lo trovasse, è pregato di portarlo nel suo bagno. È stato fabbricato appositamente per lei ed è molto costoso. Il rossetto a potere? Non l'abbiamo preso. No, anche perché non si poteva prendere, hai visto? Mi sono avvicinato. Lo so. Sto sentendo qualcuno, però. Dei passi. E li sento... Sta cazzo di chiave apre tutto, comunque. Ci sono solo i nostri amici. Un diario interagisce. Bello. Un giorno nel trattamento. I tre ragazzi non si muovono più, sembrano quasi morti. La bocca della più grande è fuoriuscito un insetto. Sembra una normale mosca. Due giorni nel trattamento. Tutti e tre i corpi sono coperti da mosche. Sembra che queste stiano consumando la loro carne. Quando ho aperto la finestra alcune mosche sono cadute a terra morte. Però che il freddo le pietrifichi. Ho chiuso immediatamente la finestra per evitare di indebolire ulteriormente gli insetti. Quattro giorni di trattamento. Tutti e tre i corpi sono stati consumati dagli insetti quasi completamente. Ciò che resta è solo una scura massa strisciante della forma umana. Ah. È appena passato mezzogiorno e gli insetti hanno iniziato a cambiare colore. Quelli sul viso sono impalliditi, quelli intorno alle labbra sono diventati rosso cremisi. Sei giorni di trattamento. La massa di insetti si è trasformata in un momento in corpi umani. Le tre ragazze sono svegliate guardandomi come se fossero appena nate. Sento un legame tra di noi, come se fossimo madre e figlio. Ho scelto i loro nomi. Bella, Daniela e Cassandra. Vabbè. Però erano Bella, Cassandra e Daniela, eh. Ma vabbè. Vabbè. Bello, bello, interessante, mi piace. Quindi sono state create. Sono state create con degli esperimenti, quindi. Ma perché sono sempre girati al contrario? C'era un cassetto ispezionabile poi. Lo so, adesso... Sei fortissimo, eh? Che troia. Serve Grimaldello. Non ho che soffiare il naso. Usa la bomba artigianale, ecco. Grazie, grazie per tutto, Sifo. Ce n'era un altro dall'altro lato, però. Cassetto si è vuoto dopo così un grimaldello, si è autorizzato a chiudere il gioco, no? Esatto. Un'altra miniatura del castello, guarda qua. Ah, gliel'ho fatto malissimo, bro. Che troia.
Ma tanto con la sfera, con la guazza passa tutto. Eccola qua, da mettere poi nel castello del venditore. Ah già, giusto, vero, vero. Sì, dobbiamo scendere. Si avversati un po' addosso qualcosa. Che mi piace vederlo. Va bene. Ah, voilà. Ecco fatto. Ah, tutto a posto. Passato tutto. Io voglio sapere dove si compra sto roba. Minchia, un pianoforte. Non quello di cembro, un pianoforte quello. Qualsiasi cosa sia, non promette niente di bene in un film horror. In un film horror. Ah, questa è la sala dell'opera. È quasi un film. Ah, adesso puoi sbloccare la shortcut, penso. Non suonare. Non farlo. Allora. È finita. Sì, adesso suoniamo. Aspetta, volevo guardarmi intorno prima. Allora. Prima che sponi la signora incazzata. Sì, intanto sblocchiamo la porta. È vero, Felice, effettivamente la Watts ha riattaccato anche i vestiti. Allora, si dovi. Sola si do. Lezione di solfeggio con Siffo. No? Voglio capire se... Ok. Quindi do sol. Non ho capito perché continua a lampeggiare sempre la stessa. Ma neanche lo sto capendo allora. Forse un do più alto. Più alto. Eccolo qua. Do. No. Più basso. Sol. Sol. Si. Non sei bravo, Siffo. Si vede che hai fatto solfeggio. No, che cazzo ho fatto? È un re. Do. Re. Poi siamo. Mi. No. Mi. Mi. Perfetto. Nice. E ora potete sentire come suona Siffo normalmente nella vita reale. Chiave con stemma di ferro, eccola qua. Odio sto suono, non sono mai pronto. Oddio santo. Allora. Nome scientifico. Nessuno. Adesso lo continuerò a girare finché non ti trigger. Misura 5-6 cm. Struttura del corpo simile a quella del moscone con delle differenze nella testa. Sono carnivori e consumano carne voracemente. Ok, un moscone di 5-6 cm. Per catturare la preda si raccolgono usando fenomeni per replicare la figura di un essere umano. Nate dalle uova deposte dal cadu nell'organismo che lo ospita, le mosche non sono in grado di riprodursi. Sono sensibili ai cali improvvisi di temperatura. Se la temperatura scende sotto i 10 gradi, il loro metabolismo rallenta fino ad arrivare a uno stato dormiente criptobiotico. Un fenomeno simile alla criptobiosi dei tardigradi o del polipedilium van der Planck. Meglio non leggerlo, quando non lo sai, meglio non leggerlo. Potresti offendere qualcuno. Comunque ha citato i tardigradi, sono molto contento di questa cosa. Sì. Adesso giriamo il libro così, ecco, vai. Ed esce Star Trek, no? Ok, allora. Ci sono i tardigradi in Star Trek di Discovery? Dove era già la porta? Quella, boh. Andiamo nello shop, va? Solo per dirtelo. Ora ricordarsi come si arriva allo shop. Vabbè, abbiamo la mappa. Un Gianfranco che gira per la casa. Un personaggio di SpongeBob. A
Amico di Plankton. Comunque un pochino devo dire che voglio dar ragione a Felice che ogni tanto qualche colpo lo potresti sparare. Però per carità. Sa che non era di qua che dovevamo andare, sai? No, lì ci sono le segrete. No, perché sarà da pranzo, atrio principale, ecco. Era l'altra porta. Sì. Ah, cadu vuol dire regalo in romeno. Ah. Figata. Aspetta che mi si è scazzata la live, ricarico un attimo la pagina. Ok. Ok, non sento più un cazzo. Ok, a posto. Tutto bene. No, no, sento. Ah, puoi mettere una testa adesso? Sì, ma... non mi ricordo più dove è il negozio. Ah sì, è di qua, sarà degli altri. Negozio... sì. No, lasciami stare, non posso stare fermo troppo in un punto. No, 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 non mi cagare il merda. C'ho da fare, ecco. È un piacere vedere. Quello è un problema, davvero. Questa è la stanza safe, non posso dirti niente. Ecco, mi dispiace immensamente, dico davvero. Beh, una volta fuori dal castello, allora capirai come trovarla. Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Sì, mi devo fare un certo. Benvenuto. Ma sono sicuro che troverai qualcosa di nuovo. Ma fanculo. No. No, impazzisco. La cosa più bella che abbia mai visto in un videogioco. Mi dispiace, ma... cazzo di suoni fa il tipo? Dai, Sifo. No, per poco. Ma non sono anche... ah, in quella... se... qua sotto, quelle illuminate. No! Mamma mia. Sì. Teschio Cremisi. Nice. Penso che ci siamo fatti un botto di soldi. Sì, penso proprio di sì. Almeno credo sia un oggetto da vendere, no? Di grande valore. Penso sì. Certamente. Certamente. Vendi oggetti. Allora, il cranio. Abbiamo 7. La tua tintaglieria? Il busto 5000. Calice. No, non giro. Ecco a te. Adesso ti dice mio figlio poteva morire. 8000 per... ok, la soluzione medica magari no. Queste cose qua magari non le vendiamo. No. Per favore. Non c'è in pistola, se vuoi fare la run solo melee puoi fare come vuoi. LM, caricatore maggiorato e corrigetto d'azione singola. Aumenta la cadenza di tiro per il fucile, io lo prenderei. Sì, 8000 non è una roba che ti butta per terra, ce n'hai 38 e passa. C'è che ti interessa. Ti auguro una splendida avventura. È già preso, già montato. Sì. Ah, si monta in automatico? Ah, hai capito, adesso posso fare... cioè, così me la... dovresti comprarti la seconda valigetta, mi sa. Mi sa di sì, per tenerli da un'altra parte. Desideri acquistare qualcosa? Quanto costa? Non lo so. Però adesso guarda qua, ci potenziamo il fucile. Queste mani sono più capaci di quello che sembra. Perfetto. Questo... Felice dice, compriamo i pezzi delle armi, poi usiamo il coltello. Ma è così che funziona. Ah, posso già comprare l'altra cassa, guarda. Dai, chiappala. La valigia di pelle con gli adesivi. Adesso andiamo di spazio. Abbiamo un bel fucilazzo qua che aprirà, aprirà il mondo questo fucile. Ah sì.
Beh, posare la... cioè, piazzare la maschera. In quale delle tante? Boh, prova. Della mestizia. Mm. Non mi dice chi sei tu. È afflitto dalla tristezza. Mm. Ah, c'è scritto... L'angelo del piacere. Della gioia. No. Della quello furia, del piacere però mi interessa. Della mestizia. Guarda che c'è da roba elettrica. Sì. Ok, allora. Ok. Cosa dobbiamo fare adesso? Il duca la voce di Joker della serie di Batman Arkham. Sì. Saggio osservazione. Dobbiamo cercare le altre maschere solo. Abbiamo trovato la chiave per quella porta là che non mi ricordo che cazzo era. Tu ti ricordi dov'era? Bisogna vedere... No, assolutamente. Non resisterò fino a... Oh, ma non mi cagare il cazzo, dai, però. Lasciami stare. Appena entri in una stanza fredda, ti apro con... con una pompata nei denti. No, il balconcino! Come ti senti? Mi sento bene, grazie. Tu come stai? Oh, oh, ora che so che è tutta fatta di mosche completamente... Era una persona prima. Sì, è vero. Ma ci vogliamo tutti bene, vero? Oh mio Dio. Così però no, ragazze, dai, su. Come si fa così? Schifoso forestiero, poi in realtà c'è sempre il fascino di quello che viene da fuori. Forse è questo il posto? No. Lì c'era sì, l'opera, mi sembra. Bravo. Dai, apri. Finalmente sei venuto a... Ma siete in... Quante siete? Tutti si innamorano di me, ok, però non qui... No, no, niente. Mi sa che siamo morti. Sì, aia. Dritto nella pancia. Perfetto. F conferma. F in chat doveroso. E adesso mi ritornare là. Adesso sappiamo cosa ci attende, però. Cioè, un mezzo cheat. Guarda, mentre ci ritorni mando un attimo di pausa e vado a prendermi un ghiacciolo. Ok. Ah, adesso non mi sta inseguendo. Ah no. Perché qua, ecco perché non mi sta inseguendo, Dio. Sai che non le faccio un cazzo, non ho l'impressione. Eccomi, cosa mi sono perso? Indistruttibile! Scusate, che... adesso farò un po' di casino. Che siamo nella merda perché vorrei rompere il gazebo. Subito, ma... Mi sa che dobbiamo rivedere un po' i modi, Ehi, mi dai un bacio.
Anche solo è fondamentale. Oh sì. Vuoi davvero uccidermi? No! Un sogno, è solo un sogno. Oh sì, sono un sogno. No, si è rialzato. No, 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 no. Questo è il momento che aspettano tutti, quello in cui mangio un ghiacciolo mentre vedo Sif giocare. No, 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 no. Sì, 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 sì. Maledizione! Ha tagliato una bella stecca, ma tanto poi ti versi addosso un po' di roba. Stai zitta. Non voglio morire è un po' un eufemismo, perché lo so, felice, lo so. Allora. Oh. Ok. Felice dice che è qua solo per il ghiacciolo, io ci credo. Ma senza ghiacciolo? Stasera ghiacciolo al limone. Ah, al limone, mi piace. Ah, sì. Ah, beh, a me non piace adesso, insieme così. Cioè. Il limone no. Ok, perché se ti limona come questa, so che ti fa anche male. Ci sta. Il dolore è parte del godimento, dicono. Non so chi è che lo dice, però. Fonte due stufa. Punti web. Tipo. Non è una stufa, è un putagè. C'è un putagè. Bellissimo, però. Il putagè più bello che abbia mai visto in vita mia. Sì, porca troia. Paura, ok, questa è della gioia. Che non ha... Questa è la maschera della gioia. Questa è gioiosa. Sì. Sì. Io non sarei molto gioioso, forse. Non lo so. Quanto sta laggando? Oh, giusto suono. Si fu usato il fucile a pompa. E non il coltello, effettivamente non è molto Sifo. Guarda che bel dipinto. Sì, è bellissimo. Non suonare la campana così. Fa sì che le 5 campane subito risuoni. Ma che bello sentirti masticare, succhiare a tempi regolari. Beer però ha ragione. Ha detto tutta la lore, il ghiacciolo effettivamente è lore friendly perché serve per combattere le figlie. Questa è una porta che dovrò aprire. Di figlie ne è rimasta una che secondo me è bella, però... No, non dirlo. Una delle figlie del Cina, dice solo, non dice che figlia. Però in tutto questo ci sono 5 campane, ne abbiamo suonata una. Bella tra il caricatore, però questa arriva dalla Louisiana. Esatto. Sì. Arriva dalla Louisiana. Perché anche le figlie arrivano dalla Louisiana in qualche modo. Cioè sono collegate a F. Successo. Sì. Vedi, te sono interessante. Tutto... Adesso abbiamo fatto partire la lore da una tartaruga. No, dal mio ghiacciolo. Sì, dal ghiacciolo e da essere connesso per la tartaruga. Abbiamo sbloccato un'altra porta. L'hai sbloccata? Sì, non distrugge sta frase. Che non ci sia la mammina in giro, che dobbiamo passare un'altra maschera. Mamma mia che... Sì, c'è la mammina in giro. No, ho dubbi. Cassandra, no! Ma non ti voglio infastidire, cara. Furia, gioia, usa. No, sì, ho sbagliato oggetto. Mi lasci stare. No, lasciami stare. Io le campane qua. Dovrebbero essere tutte là, mi sa devi tornare in quella entri. Stanza. Vado qua e tu non entri, stai zitta. Oh. Cosa ha detto? Non ho capito. Non ci ho fatto caso. Ha detto che ha potuto ampliare i suoi servizi. Benvenuto. Perché ci abbiamo speso un botto? Non tanto gli vendiamo il busto. Ma... Perché non entrano dentro la stanza del vendor? Perché
È perché il vento. C'è una logica. Penso sia il più potente di tutti, no? Allora. Vedi che è davvero così. Beh, sarebbe un plot twist notevole, devo dire. Sono in grado di eseguire qualsiasi modifica. Fammi sapere se trovi altre cose di valore. Sì. Come non mi state aspettando qua, vero? Ciao. Dai, l'impegno per la prossima live è di mettere il sound alert, così potete distruggerci la vita. Sala di ingresso, cortile. Ci sono ancora un po' di cose che abbiamo esplorato. Trovo le maschere degli angeli, siamo a 2 su 4. Direi di andare nell'atrio e poi in sala da pranzo c'è qualcosa ancora. Sì. C'era ancora quello a fare da aprire col Grimaldello. Comunque abbiamo scoperto che Bella l'abbiamo già uccisa ed è rimasta solo più Cassandra. La nostra preferita, però è andata così. Felice dice così, ma secondo me ha studiato prima di vedere questa live. Oh, cassetto vuoto, nice. Dice che dobbiamo ancora finire di esplorare questa stanza, però. Perché nella mappa... E cosa manca? È rosso. Mm. Io non ci starei tanto tempo, perché tra un po' arrivano, però... Non lo sto... Qua c'era il vino... Spacca le cose, non so. Niente, secondo me è qua sotto che ci sarà poi qualcosa da fare. Boh, mi sembra strano. Cammina. Ma senza in fondo al cortile c'è qualcosa. Di qua c'è qualcosa, quindi. Che non abbiamo preso. A parte da aprire col Grimaldello. Sì, dobbiamo anche tornare senza gli orologi. Qua non ci sono oggetti. No. E tu rompi nel dubbio. Puttana, che vasca. Di marmo, un po' sporca, però. Vabbè. Il rossetto. Comunque una vasca di marmo. L'abbiamo sciolato. Nice. Può essere un'offerta di pace il rossetto. Stavo cercando... No, è di là. Dovevo scendere di nuovo. Ma... Sì, dobbiamo scendere. Queste porte che sembrano anche dei muri sono particolarmente disturbanti. Sì, quando stai scappando deve essere molto divertente. Il fatto è che scappando poi ti dimentichi quello che stai facendo. Per forza. Prova a ritornare, ecco lì, sì, nella stanza dell'opera, in quella zona lì. Qua devi fare la boss fight, no? Perché sta musica? La musica del putagè. Bisogna trovare le campane. Evidentemente sì.
Sono felice, purtroppo il ghiacciolo è bello, dura poco, ma merita, merita davvero. Sì che... Se vuoi andare, lo capisco. Ecco la campana di sparare. E siamo a 2 su 5. Ding. Guarda nel dipinto. Secondo me nel dipinto c'è una campana. Non lo so, eh. Dico così a caldo. Eccola la campana. No, hai rotto tutti i vetri però. Almeno adesso farà freddo qua. Quindi 1, 2, 3, 4. Sicuramente ne manca una, perché sennò non si sarebbe si sarebbe triggerato qualcosa. Sì, sono 5, presente dietro il quadro. No, il quadro è una porta che si deve aprire. Ecco. Ok. Così. Secondo me qua sopra sul lampadario. Adesso uso il coltello. Ma c'era una nicchia nel soffitto che... Ecco, la vedi? Azzo. Minchia che occhio. Eh sì. Quale si è aperta? Quella del quadro. Sì. Sembrano proprio quelli di Resident Evil 1, no? Che ci mettevi tipo 2 giorni a capire che cazzo devi fare. Catrale. Questi fanno ridere in confronto. Così vedi qua? Che bella vista. Saliamo le scale. Madonna. Qualcuno ci aspetterà qua sopra. No, impossibile. Vedo anche delle assi molto poco stabili. Ti sento, eccoti. Non così, però. Ti prego. Davvero? Devi sparare. Non c'è niente da fare, mi dispiace. La mina no, magari. Ok, dopo la prossima ora un po' con la mina. Il cesto di vimini, però, guarda quanto è resistente. Quello è fatto con una certa cura. Mappa del tesoro. Là c'è un tizio che si vuole svegliare. No, mappa del tesoro. Cucina, dungeon, tesoro. Vedi che dalla cucina, se non ti devi infilare nel coso, trovi il tesoro. No, ma la cucina è quella lì dove hai fatto quella boss fight della prima tipa. Muoia. Dai, facciamo contento felice. Sì, sì. Io direi di portare quella mina fino alla fine del gioco, comunque. Beh, è un'idea, ogni tanto farò così, giusto per ricordarci che ce l'abbiamo. La stanza circolare con la barra al centro. Ah, la tomba del Doomslayer. Pare che da qualche parte nel castello ci sia un certo pugnale dei fiori della morte. Si tratta di un cimelio risalente al Medioevo, rivestito da una misura di veleni provenienti da... una mistura di veleni provenienti da tutto il continente. Fu fabbricato per uccidere demoni e mostri. Sembra un oggetto affascinante, a nessuno sa dove si trovi. Quindi quello poi sarà... mentre lo tiri fuori ti tagli e muori. Quello sarà il nostro nuovo coltello. Ma intanto ci vogliamo divertire. Bella, nice. Bella raga, siamo su COD. ma scusa, ma chi è che tiene un fucile? Ma perché poi? Quella scala non si può tirare giù. È qua per un motivo quella scala, dai. Non l'hanno messa a casa. Non credo. Non c'è, non ha un... Cosa cammini su... le travi? Cioè...
Meno male che avevo ampliato. Il boreale. Il boreale. No, aspetta, volevo scelta rapida. È vero, effettivamente capo H io dici una cosa giusta, la teniamo fino alla fine la mina. E sì, poi ci ormai... facciamo esplodere la bambina. Ormai ce l'ho nell'inventario, quindi adesso ho messo il Borealis al posto della mina. Posto. Se tieni premuto R cambia il gusto. No, purtroppo non l'ha fatto. Però adesso facciamo lo sniper, andiamo in testa la tipa che passa, vai, facciamo tutto. Fai il quick scope 360. Bollano. 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 Non sparare perché. No, ah, no, trigger. Non posso. Ok. Più che altro solo 4 colpi. Ecco. Usa il coltello, glielo lanci. L'ascensore. Ah, vi siete aggirato. Ma l'ascensore è... Oh. Ah, ma fai schifo, sei un dissennatore. Sei giù. Terrificante, belle però le animazioni qua. Ok. Stai giù. Non sai mai se sono morti o se stanno fingendo di esserlo. Aiuta il freno di bocca. Sì, un sacco Bloodborne. Vero, vero. Molto Lovecraftiano un po' tutto. Non sbagli mai con quel setting. Sono. Ah, iniziano a droppare anche meglio. Ma allora, la smetti di laggare. Ma per favore, ma puntiamo. Fatto una roba assurda, cazzo. E poi palesemente skippabilissimo perché puoi correre. Però a questo punto facciamo tiro al piattello. Sì, c'è Master Logaris. Aia. Com'era già... Mi sfugge il nome. Kane Arst. Sì. Sì. Ala cristallizzata. Questo deve valere un botto. Perché così presupponi che valga un sacco? Sicuramente più del teschio. Che ne sai? Siamo nella zona più avanzata del gioco, i nemici droppano cose diverse. Ah, vabbè. La logica, dai. Insomma, io voglio pensare, fincare different come Kojima quando ha fatto Death Stranding. Esatto, vero, vero, questo è il sangue vile. Che bellezza, se un giorno lo porteranno mai su PC, cosa quello, che non succederà. Davvero, quello davvero dei one. Mi si è rotto un po' il centro dell'italiano in questa frase, ma avete capito. Ma perché sei talmente emozionato quando pensi a vedere uno su PC? Lascia stare. Qua ci divertiamo, vai. Via, zipline, che male non fa. Maschera della furia. E la zipline prende. Tra l'altro, ora che ci penso, per i fan di Resident Evil, allora vi linko un gioco che ha fatto un mio amico per fare un po' di sponsor.
mio compaesano, per meglio dire. Inserire una data valida. Eccolo qua. Prendiamo l'ascensore. Buttateci un occhio, perché oltre ad essere un videogioco fatto da una casa indie italiana, è anche molto interessante. Meno male che l'ho visto. Frammento di cristallo. No. Ah, qua sì, ci eravamo passati. Sì, è l'ingresso. Stupido muncolo! Madame, però no, così. Bello, omuncolo! Dio mio, ma li lasci stare? A parte che non c'ho cura, boh. Magari me le dovrei fare. È il caso di scappare. Sala degli angeli è sotto. Vuoi andare a usare la chiave del tesoro? Prima la furia. Nella cucina, dici? Andiamoci. Se ci perde di vista. E non chiama Cassandra, per cortesia. Perché in teoria qua non ci dovrebbe più. Non dovrebbe più sapere neanche dove cazzo siamo. Questo è quello che pensi tu? Ah sì, perché tanto adesso arriva. Però. Questa però è la sala da pranzo, eh? Questa non è la era cucina. Era nella cucina? Mi sembra che era. Che fosse nella cucina. Cucina, sì. Vedi, sono anziano, ma la memoria ce l'ho ancora. Ogni tanto è molto selettiva. Cos'è che dice già quella roba lì? Cucina, dungeon, tesoro. Devi scendere nelle segrete sotto. Sì, andare dritto, fare il giro, ok. Cioè, non so se lo vedi, quando esci dalla cucina, vedi che c'è quella specie di fiumiciato, non si capisce che cazzo è. Sì, penso sia il percorso, sia parte del percorso. Grazie Bior di essere Grazie. Passato, ci ha fatto un sacco piacere, ci becchiamo sul Discord. Ciao ciao. Eh sì, perché noi qua stiamo questo, scappando. Questo dalla... non c'è già nelle mappe. Sono spawnati ovviamente i tizi. Oh, bravo. Ma potrei capire fossero ciechi, sinceramente. Però proprio danno spadate a cazzo di cane. Cioè, vedi? Tra l'altro fanno un sacco di team damage, nel senso che se passa la spadata attraverso uno... Ok. Non è mai che abbiamo potenziato il fucile? Sì. Sempre due eccolo colpi là, comunque. Eccolo là di qua. Eh sì, dove c'era il Doom Slayer, proprio qua. T'ho proprio detto. Questo. Adesso parte Doom 2016. L'hai sbloccata. Mark in genere. Oh no. Si muove.
Dobbiamo accenderlo. Con cosa? Di là deve andare. La vedo difficile, però. Ah, forse se gli fai prendere la rincorsa lo sfondo, non lo so. Lo so, Felice, lo so. Ce l'ha già detto il signor capo vaccaio. Arrivi tardi. Cosa? Merda. De che quando cambi arma sembra che c'hai tre braccia. Ah no, Felice ha detto quando cambi arma non sembra che hai tre braccia. Questo è grave, eh? Stai andando contro il giudizio del sommo. Tra pistola e fucile, vedi? Beh, anche così diciamo che sembra che ne hai abbastanza di braccia. Svariate. Mi sto chiedendo come si accendono, se avete idee. Perché lì c'è qualcosa, però non capisco come si... come va. Spara! Secondo me deve sfondarsi un pezzo di muro. Qua c'era bomba artigianale comunque. Ma non ti darebbero mai una roba che devi usare una sola volta. Va bene, ne hai due, puoi usarlo. Però... E invece? Ah, niente. Quindi sappiamo che la bomba artigianale serve a far spaccare i muri semirotti. Lol. Però mi sa che questo qua va spinto. No, eh. No. No. Cioè, dici che ci arriva così? Ma penso di sì, dai. Prova ad andarci senza coltello, proprio solo di rincorso. Ah. Ho pregato in mano, per la porta di prima. Buono. Speso 200 caricatori, ma tanto tu non lo usi, la pistola, quindi... è una grossa perdita. Ah, ok. Felici dice, sembra che con l'arma cambi anche le braccia, però non mi puoi fargli scioglilingua e indovinelli così a quest'ora. Io ho anche una certa età, Felice. What is the doom guy? Adesso esce qua, entro qua. Occhio azzurro. Bello, bellissimo. Servirà a aprire una porta, tipo quella lì dell'occhio rosso. Esatto. Bene. Direi che puoi tornare. Possiamo andare a salvare. Sì. Decisamente. Non ti preoccupare, Felice, non ti preoccupare. Lasciatemi stare, io non vi guardo neanche. Cerchi di stuzzicare il mio appetito. Cazzo di Blue Yeti che fa. Mi sono cagato in mamma tantissimo. Madonna. Benvenuto. Sono sicuro che troverai qualcosa di nuovo. Allora, saliamo una volta. Esatto. Che... E poi. Dai pure un'occhiata in giro. Come al solito finiamo con il negozio. Shoppino finale. Accetto solo in nome della nostra amicizia. Accetto solo in nome della nostra amicizia. Fammi sapere se trovi altre cose di valore. Di valore combinabile. Di valore com... Il rossetto è di valore, però l'occhio lo puoi combinare con qualcosa. Oh, sì. L'occhio lo terrei, sì. Il rossetto proprio lo possiamo vendere. Ed è un oggetto di valore. Sì, tutto non dà neanche tutti sti soldi l'occhio da venderlo. No,
Allora, munizioni per i fucili di precisione, direi di prenderle. Oh, non mi la mina anche, il progetto. Questo è un direi di sì, non sia mai che la perdiamo. E potenziamo su fucili di precisione o no? Vediamo. No, ma hai già tutto al massimo, effettivamente. Fucile di precisione no, però io direi di aspettare di avere più soldi. Sì. Qui ci sono al minimo altre tre armi. Due o tre, sì. Ok. Infatti, è vero. Siamo abbastanza soddisfatti comunque. Abbiamo delle maschere in inventario? No, ok. Che se andavamo a posarle. Direi che siamo abbastanza soddisfatti per oggi. E sarà duro trattenersi, ma aspetteremo la prossima live sì. Per continuare. Va bene, ragazzi. Come grazie. Sempre, grazie per averci seguiti per tutta questa live. Rimanete in attesa con noi. E alla prossima. E al prossimo ghiaccio. Bella, ragazzi. Esatto, soprattutto. Bella, raga. Buonanotte a tutti. Buonanotte.